Buonasera a tutti, eccoci ancora qui insieme per una nuova diretta in Bridge of Light. Un grazie a Gaetano, un grazie a Silvia e un grazie anche sempre a Katia Damiani e Antonella Virzì e alle moderatrici che mi permettono che raccolgono le prenotazioni delle persone che seguono e che vogliono una risposta. Allora, vedo che c'è già qualcuno, adesso metto gli occhiali perché altrimenti faccio un po' fatica. Allora, intanto vi chiederei gentilmente ben arrivate, ben trovate, ditemi se mi sentite. Elisabetta, buonasera, ben arrivata, ciao, ciao Daniela, eccoti qua. Emma, buonasera, mi sentite? Riuscite a sentirmi bene? Amelie, ciao, ben arrivata anche a te. Eccoci qui. Allora, innanzitutto vorrei, vabbè, sentiamo bene, perfetto, grazie. Allora, intanto la priorità, diamo la priorità alle persone che si sono prenotate appunto con Katia Damiani. Katia Parisse, buonasera, grazie. Ciao Katia, benissimo. Allora, sì, perfetto. Ciao Valeria, ben arrivata anche a te. Eccoci qui. Allora, intanto comincerei, abbiamo un pochino più di tempo stasera, per cui riusciamo a fare le cose con un attimino di calma. E comincerei a dare, buonasera Irma. A dare la priorità appunto alle persone che si sono prenotate. Quindi comincerei con le risposte intanto. Antonella, 16 4 67. Ciao Fatima, ben arrivata anche a te. Vediamo se trovi un compagno. Allora, Antonella, io direi ciao la Lara, fly away, salve. Diciamo se intanto trovi il compagno giusto per te, ok? Buonasera Giusy. Allora, 16.04.67. Allora, tesoro, assolutamente sì. Ciao Sabrina. Già al taglio ho una bellissima smazzata che è proprio la figura di questo imperatore, di questo uomo che arriva dopo, tra l'altro, un periodo un po' di solitudine un po' estrema, direi, perché ci sono delle carte anche di sofferenza legata alla vita affettiva, qualcosa che è già passato, e che finalmente sembra arrivato alla conclusione. Per cui una nuova conoscenza che andrai a fare, come tempistica, credo entro la primavera del prossimo anno. La cosa bella che ti posso dire è che da quello che mi esce e anche da quello che mi arriva, scusate, è che è una persona con cui avrai veramente una buona relazione, quindi proprio a livello di anima, a livello animico, sarà una conoscenza importante, quasi un po' come se fosse l'incontro del destino, va bene? Quindi dai, teniamo le dita incrociate, Antonella. E vedrai che arriva la persona giusta, va bene? Un bacio. Allora, Katia Parisse, 170483. Vediamo i sentimenti di Fabio nei tuoi confronti. Allora, aspettate a farmi le domande, ragazze, perché se me le fate adesso, sto rispondendo alle prenotazioni, quindi alle persone che si sono prenotate, e se mi fate la domanda adesso sale e non riesco più a recuperarla, ok? Quando finisco le risposte dei prenotati ve lo dico e allora poi scrivetemi le vostre domande. Mi raccomando, non fatemi domande sulla salute perché la salute è vietata per legge, ok? Ecco, ho appena finito di dirlo e
Allora, Katia 170483, che cosa prova Fabio nei tuoi riguardi? Allora, tesoro, diciamo che c'è sicuramente un interesse, c'è anche una carta di, come ti posso dire, anche di sentimento vicino a questo uomo, perché mi esce proprio il sentimento, ma mi esce anche tanta paura, ok? Quindi è come se da un certo punto di vista quello che è il suo sentimento a volte viene un po' messo da parte da lui perché ha come il timore o la paura di una relazione importante. Quindi i sentimenti ci sono, cerca se puoi di aiutarlo un pochino a viverlo questo sentimento. Non so se riesco a spiegarmi, perché non è una persona... cioè, è una persona buona, una persona sicuramente con delle buone qualità e ha questo sentimento nei tuoi riguardi, ma in certi momenti è come se lo trattenesse proprio per la paura di viverlo. Ok? Un bacione. Allora, Gabriella. Uno nove ottantanove. Sono in cassa integrazione, mi sono affidata ad avvocati, vorrei sapere se avrò ciò che mi spetta. Vediamo, Gabri. Allora, in realtà ci sarà un po' di fatica su questa riuscita, perché è come se ci fossero qualcosa che è stato fatto in modo un po' nascosto o non completamente regolare. Per quanto riguarda invece la figura di questi legali, di questo legale, ci può essere un buon aiuto. Non so se sarà il 100%. Perché credo che ci sia stato un problema proprio legato alla ditta, ecco, alla ditta in cui, per il lavoro. Sicuramente c'è una corresponsione ed è una corresponsione valida, non so se è proprio il 100%, va bene? Un bacio. Allora, Miki, ciao, anche se non riesci a seguirmi, grazie per aver fatto un saluto veloce. Ti mando un bacio, grazie Katia, Patrizia. Allora, aspettate a farmi le domande, ragazze, perché sto rispondendo ai prenotati, ok? Altrimenti... Altrimenti le domande mi salgono, tesoro non mi dà una tempistica, nel senso che non credo che sia a giorni, ecco perché mi dà una carta di prolungare un po' la situazione proprio per queste cose non troppo chiare che sono successe, ok? Quindi auguriamoci che sia il più presto possibile. Allora, vorrei fare una precisazione, se le carte mi danno un'indicazione di tempo, la dico volentieri. Ciao Antonella, ben arrivata. Se non me lo dicono è perché probabilmente c'è qualcosa che va un pochino alle lunghe, ok? Quindi cercate di avere un pochino di pazienza, ma ahimè non siamo noi a decidere il tempo, eh? Allora, Annalisa 01 12 89, ti ho visto prima, spero che tu sia ancora qui. Vediamo se ci sarà un trasferimento di lavoro. Certo, c'è una novità per te e c'è un cambiamento che andrai a fare.
Allora, anche qui non credo che sia però una cosa velocissima nell'arco di 2 o 3 giorni, perlomeno affinché diventi effettiva, eh? Perché mi dà, penso, con i primi mesi dell'anno nuovo. Però sicuramente è un qualcosa che va a migliorare quello che è la tua situazione di oggi, Annalisa. Va bene? Un abbraccio. Allora, Irma Dondana, 30-11-64, sta per iniziare una convivenza e vediamo come va questa convivenza. Ma tesoro, direi bene perché ho proprio la carta del destino con la rinascita vicino. Quindi sicuramente, nonostante quelle che sono un po' le tue paure, questo cambiamento che andrai a fare è un cambiamento importante e va a concretizzare e a realizzare quello che è la sfera sentimentale. Va bene? Un bacio, Irma. E teniamo le dita incrociate per te, eh? Allora, Roberta Omar 080374. Sono impiegata part-time, vediamo se arriva il full-time. Eh? Vediamo. Allora, credo con l'anno nuovo, tesoro. Perché il cambiamento c'è, è leggermente rimandato, quindi secondo me sarà con i primi mesi dell'anno prossimo, però dovrebbe proprio arrivare, assolutamente sì. È un bel cambiamento e ti porterà un aiuto importante, non solo da un punto di vista economico, ma per qualcosa che arriva proprio a darti più stabilità, va bene? Un abbraccio e teniamo le dita incrociate. Allora, Emma Bandino 030672, vediamo se riuscirà a comprare presto una casa. Allora, c'è un pochino di attesa, Emma. Eccoti qui. Allora, c'è il pensiero, ci saranno delle abitazioni, delle case che sicuramente andrai a visitare. Un pochino è portato dal periodo che stiamo vivendo e un po' perché è come se non trovi quella giusta per te, ok? Però, allora, per i prossimi 2 o 3 mesi non credo che riesci a concretizzare nell'immediato, ma io credo che con l'estate dovresti veramente riuscire a trovare quello che desideri. Va bene? Un abbraccio. Ciao Katia, eccoti qua. Ciao Patricia, che ti vedo là in alto. Allora, Valeria Respina. Di 15.09.77, vediamo se trovi lavoro. C'è un cambiamento abbastanza veloce, Valeria. Trovi lavoro, allora inizialmente ti verrà fatta come una proposta o qualcosa dove sai già, hai già fatto o qualcosa che conosci già, ma è come se non fosse quella giusta per te. Dopodiché, nell'arco di un breve tempo, quindi di un lasso di tempo breve, c'è una proposta, un parlare, un colloquiare con qualcuno. E
la possibilità di un lavoro nuovo, quindi di una cosa che inizialmente magari non è quello che è come se vai un pochino nell'incerto, no? Qualcosa che non conosci a menadito. Quindi questa cosa ti lascia un po' ci devi pensare su un attimino. In realtà sarà quella che poi porterai avanti nel tempo, ok? In modo valido, in modo piacevole. Un bacione e teniamo le dita incrociate. Allora, ragazze, non scrivetemi adesso perché non ho ancora finito di rispondere ai prenotati. Se mi scrivete adesso, i post salgono e io non riesco a recuperarli, per cui poi non riesco a rispondervi. Vi dico io quando finisco le domande prenotate, così mi potete fare la vostra domanda. Allora, nella domanda, gentilmente, nello stesso post, nome, data di nascita e domanda precisa. Se la domanda riguarda un'altra persona, quindi un marito, un fidanzato, piuttosto che un nipote, mettete nome e data di nascita della persona di cui vi interessa sapere. Va bene? Allora, Mary Leonarda, 13.05.70. Se trova lavoro a breve con contratto. Allora, tesoro, non so che cosa intendi tu a breve. Diciamo che c'è qualche cosa che arriva. Il contratto non è immediato, eh? Secondo me arriverà verso la primavera del prossimo anno un contratto, giusto e regolare. Diciamo che il tempo non è lontanissimo, però non è neanche nell'arco di una settimana, 10 giorni. Però riesci a realizzare questo tuo desiderio. Va bene? Un bacione. Allora, Giovanna Pullano, mio figlio Andrea, 19.06.85, è scoraggiato, riuscirà finalmente a trovare lavoro. Vediamo per Andrea. Sì, diciamo che c'è proprio una sofferenza su questo ragazzo, eh. Ci sarà anche un buon cambiamento perché riesce a trovare un lavoro giusto per lui. Allora, quando chiediamo magari se troviamo lavoro, se pensiamo sempre comunque a un lavoro che ci piaccia, eh? Perché il lavoro impegna una buona parte della nostra giornata, quindi se abbiamo la fortuna di trovare un lavoro, di poter fare un lavoro, avere un'occupazione che ci piace, è tanta roba, sia da un punto di vista economico ovviamente, ma perché chiaramente è quello che ci dà il sostentamento, ma anche da un punto di vista morale ed emotivo. Allora, il lavoro lo trova, ci vuole un attimino di pazienza, Giovanna, perché non perché lui non abbia le capacità, ma è come se c'è un po' di confusione, quindi non dico che cerca nel posto sbagliato, ma le persone che contatta adesso, le ditte che contatta adesso, non sono quelle che po dove poi troverà effettivamente il lavoro che desidera. Quindi teniamo conto sempre anche un po' della situazione che stiamo vivendo e del fatto che il momento è un po' particolare, però riuscirà a trovarlo, ok? E tra l'altro sarà un lavoro che gli piace, quindi qualcosa che gli dà soddisfazione sia da un punto di vista economico che anche suo personale. Va bene? Dai, un abbraccio. Allora, Maria Rosaria D'Amato. A 15.05.60, vediamo che cosa prova questa persona, questo uomo che sta frequentando nei suoi confronti.
Allora, io credo che sia una conoscenza che hai fatto da poco, Maria Rosaria. Allora, ci sono delle buone possibilità, ma è una persona un po' particolare, nel senso che ha la tendenza a mantenere un po' quello che è, come dirti, il controllo della situazione. Non è una persona tanto abituata a lasciarsi andare. Quindi che cosa prova? Ti posso dire che è una persona che sicuramente ha un'emozione nei tuoi riguardi, quello assolutamente sì, ma la gestione di queste emozioni è un po', come dirti, non voglio dire infantile, ma comunque è una persona che non, che ha qualche difficoltà a rapportarsi, eh? Quindi cerca di valutare bene per soprattutto capire che cosa desideri tu da questa persona, ok? Perché poi credo che il resto arrivi un pochino di conseguenza. Nel momento in cui c'è un po' di confusione dentro di te, si attira o comunque attiri persone allo stesso tempo confusionate. Va bene? Un bacio. Allora, Anna Otranto, se avrà 31, 12, 80, se ci sarà un riavvicinamento, storia recuperabile. Allora, tesoro, io qui ho una chiusura, eh. Sul riavvicinamento avrei qualche dubbio, nel senso che allora ci può essere un tentativo, lo vedo un pochino più da parte tua che non da parte sua, di recuperare qualcosa, ma fondamentalmente è come se non ci fosse la sostanza per quello che è un rapporto come si deve, eh? Allora è una persona problematica quella di cui stiamo parlando. Ha dei momenti di alti e bassi, dei momenti di allegria estrema e dei momenti di sconforto totale, cioè non ha un equilibrio. Ha dei momenti in cui sembra che sia la persona più gioiosa, più affettuosa, amorevole anche a livello proprio personale. Poi ha dei momenti che si distacca e questo distaccarsi crea veramente uno scompenso importante. Allora, un bacione intanto e teniamo le dita incrociate. Eh? Allora, Sara D'Alessandro, 12.01.80, sta frequentando una persona, si prevedono sviluppi interessanti. Vediamo. Beh, dei buoni sviluppi, credo proprio di sì, tesoro. C'è un portare avanti questa conoscenza. Allora, l'indicazione che ti danno le carte è quella di fare un passo per volta, di non correre, eh? Quindi non voler bruciare le tappe, perché altrimenti scateni una reazione nell'altra persona. È come se gli fai scattare la paura e su questa paura poi ovviamente ci sono delle problematiche. La storia di per sé è una storia che può crescere, si può sviluppare bene e ti può portare veramente delle belle soddisfazioni. Va bene? Un bacione. Allora. Andrea Bassi, 11.05.86. Riuscirò a realizzarmi nel mio percorso di spiritualità medianità. Vediamo.
Allora, qui c'è un cambiamento che vai a fare. E c'è Anna, scusami, non Andrea. Chiedo scusa, Anna. Scusami, ho trascritto male. Katia mi ha mandato le domande, ma probabilmente Andrea. Comunque l'importante è che... ecco. Allora, qui c'è un cambiamento. Diciamo che per destino, ecco, ci sono dei miglioramenti importanti, per cui la risposta effettivamente è un sì. Porta avanti con equilibrio il tuo percorso di crescita, perché arrivi sicuramente ad avere, a realizzare quello che è il tuo percorso e quindi a realizzare quello che è il tuo obiettivo. Va bene? Un abbraccio e un bacione. Ciao Giuliana, ciao Anna Maria, che bello vederti. Allora, Lara 21 10 81, che cosa mi blocca nelle relazioni con gli uomini? Vediamo. Ragazze, scusate, ma ogni tanto anch'io sbaglio nel trascrivere e quindi 21, 10, 81. Cosa mi blocca nelle relazioni con gli uomini? Ok, allora tesoro, io credo che sia più una questione a livello storico, quindi probabilmente per una vita passata, e anche un po' a livello genetico, perché c'è già qualcuno in casa tua che ha avuto queste problematiche. È come se inizia una storia, c'è cioè una conoscenza, ma poi è un qualcosa come che ha un tempo limitato, non so come dirti. E quindi questa situazione crea veramente dello scompenso. Allora, prova un attimino a vedere, nel senso cercare di capire. Eventualmente poi se avrai voglia, avrai tempo così, magari mi puoi contattare in privato se ti fa piacere. Allora, c'è un qualche cosa che riguarda una vita precedente, e su questa vita precedente è come se ci fosse stato, hai rischiato la vita, hai avuto una sofferenza molto grande, portata, da quello che poteva essere un matrimonio o comunque una relazione importante. Su questa relazione mi arriva come se tu avessi perso la vita, quindi il timore di ripetere un'esperienza così, che vissuta ovviamente in un'altra vita, ti crea poi degli scompensi in questa. Ok? Quindi cerca di possibilmente, se puoi, ovviamente nel limite del possibile di affidarti a te stessa, Quindi di vedere quali sono anche le persone che che possono andare bene a livello di conoscenza, a livello anche di rapporti, senza farti prendere, diciamo, dal panico. Ok? Un bacione. Allora, i prenotati, abbiamo finito le risposte delle persone che si sono prenotate. Allora, vorrei ricordarvi che stasera Edel, Gaetano, Slavi hanno questa diretta, diciamo, per beneficenza, per cui chi volesse partecipare o comunque seguire la loro diretta può contattare Sonia Santaniello con un'offerta minima di 10 euro, aiutare a fare una ricarica PostePay e aiutare per la raccolta di un pochino di fondi per fare i regali di Natale a questi bimbi. Quindi se vi fa piacere, se avete voglia di farlo e tutto quanto, sarebbe veramente un bel gesto. Anche perché altrimenti questi bimbi hanno quest'anno Natale non arriva, quindi i regali cioè non arrivano, non è che non arriva Natale, scusate.
E questo è quello che volevo dirvi. Se avete un attimo di pazienza, vorrei spendere due parole che riguardano anche il discorso del Teta. Grazie a te, Lara. Appunto, come vi stavo dicendo, vedo che è bellissimo quando mi ascoltate proprio, non mi cagate di striscio e mi scrivete le domande a raffica. Allora, io vorrei rinnovare appunto questa cosa qui per stasera. Chi avesse voglia di fare un gesto buono, sarebbe una cosa veramente tanto, tanto gradita. Allora, adesso vorrei. Ecco, i tarocchi non danno messaggi, bravissima Katia. Allora, Alma Sonia Santaniello, Emma. La puoi contattare su Facebook perché tra l'altro è una relatrice di Bridge e quindi sicuramente nel gruppo la trovi. Se tu guardi anche il post, c'è un post che riguarda appunto questa sera, la diretta, la dimostrazione pubblica di medianità, tra l'altro. Quindi non è una diretta a vanvera. È un qualcosa dove arrivano appunto Dovedo, il Gaetano, Slavi. E la mia memoria mi sta un pochino abbandonando. Comunque c'è questa dimostrazione pubblica di medianità che è una occasione molto interessante e anche molto emozionante perché si presentano, arrivano dall'oltre. Brava Vera, ho aderito anch'io. Dove si presentano dall'oltre i nostri cari e hanno messaggi per noi, ok? Quindi adesso per l'amor del cielo, seguite pure, state pure qui con me se vi fa piacere, io cercherò di rispondere alle vostre domande, però ricordiamoci anche di chi magari è meno fortunato di noi, soprattutto i bimbi, ok? Che sono i bambini di un orfanotrofio, tra l'altro. Grazie Emma, sei veramente gentilissima. Allora, questa è un'offerta dove poi dopo ovviamente vi viene inviato il link di partecipazione, e quindi avrete modo di, come vi posso dire, di seguire la diretta. Allora, Rosa De Martino, Rosa 080878, che cosa prova Massimo per me? Vediamo. Ah, tesoro, io qui. Allora, ci potrebbe essere sicuramente un'attrazione fisica, ma a livello sentimentale non mi esce niente. Quindi, diciamo, se sei intenzionata o attenzionata a questa persona per una relazione duratura o comunque per una relazione seria, un rapporto serio, direi che, no tesoro, serenità in amore, ti sto già rispondendo adesso. Una domanda, ti stavo ben dicendo che qui, ahimè, è una persona con cui puoi avere un'amicizia più che altro a livello, come posso dire, a livello fisico, ecco, perché per quanto riguarda, una relazione sentimentale, non vedo sentimenti di un certo tipo da parte di questo ragazzo. Allora, Fatima Marceddu, vediamo un po'. Allora, nel post scrivetemi gentilmente il nome, la vostra data di nascita e la domanda precisa. Non fatemi domande sulla salute perché la salute, ragazze, è vietata per legge. Se la domanda riguarda un'altra persona, quindi un fidanzato, piuttosto che un marito, piuttosto che, gentilmente anche il nome e la data di nascita della persona. Allora, Fatima Marceddu, 080777, se mi assumono dove lavoro, grazie. Sì, tesoro.
Assolutamente sì, e credo che sarà anche una cosa abbastanza veloce, perché mi dà un tempo veloce, quindi qualcosa appena poco prima o poco dopo. Direi che le notizie arrivano ed arrivano velocemente. Va bene, Fatima? Un bacio a te e alla Sardegna. Allora, Silvia Jean, troverò la persona giusta per me. Ecco, queste sono proprio le domande. Belle, 260478. Troverò la persona giusta per me. Vediamo. Allora, c'è un po' di attesa ancora in questo momento, nel senso che diciamo che la persona giusta la trovi, non arriva nell'immediato. Nel senso non arriva nell'arco di una settimana, 10 giorni. Io credo che sarà entro massimo entro la primavera del prossimo anno, però arriva la persona giusta per te, Silvia. Quindi dai, perché non perderti d'animo, perché sicuramente arriva, ok? Quindi manteniamo sempre alte le vibrazioni e non perdiamo la fiducia, ok? Un bacione. Allora, Nadia Sogna, 300681, come procedere con la mia spiritualità? Ilaria Monna Lisa Borgia. Allora, il cognome Ilaria Sogna, cioè, è... Allora, c'è un pochino di confusione in questo momento, nel senso che è come se hai tante idee ma non sai quali mettere in pratica per prime. Allora, cerca di fare una cosa per volta, Nadia, perché altrimenti vai ad arenarti e non arrivi a percepire, a scoprire quello che veramente vuoi fare, nel senso di anche quello che è il tuo percorso, ma le tue attitudini. Va bene? Dai. Allora, Patrizia Cossentino. Avrò qualcosa di bello lavorativamente parlando. Allora, c'è una carta di trasformazione, Patrizia, e di riuscita proprio a livello lavorativo, perché al taglio la smazzata che mi è uscita è il rinnovamento, la rinascita proprio sul lavoro, a livello, come ti posso dire, professionale, quindi non solo lavoro inteso come... lavoro perché ogni mattina, ogni giorno andiamo a lavorare e occupa una parte del nostro tempo, ma piuttosto come qualcosa che ti porta soddisfazione. Quindi arriva sì, non è molto lontano, non ho un'indicazione precisa del tempo, ma è qualcosa che riesci a sviluppare, direi, in un tempo abbastanza veloce. Ok? Un bacio. Allora, Regina. Vediamo se Elena riuscirà a trasferirsi cambiando funzione lavorativa. Allora, ce la farà, ma non adesso però, eh. C'è una scelta di cambiamento. Tra l'altro credo che... ha a che fare con una figura maschile, e proprio per destino quasi, quindi quasi fosse una data, un evento, ecco, destinato ad essere, cambierà luogo sicuramente di lavoro, luogo di... mi arriva anche come un cambiamento di casa legato a questa persona, a Elena, per cui...
credo che sarà un cambiamento radicale, sia da un punto di vista lavorativo, ma mi arriva anche proprio come abitazione, quindi come suo nucleo personale. Va bene? Dai, un bacione. Allora, Elisabetta. Palamini. Dieci, 11, 69. Vorrei sapere se il passo della separazione che ho fatto l'anno scorso a giugno erano quelli giusti da fare per me. Ma tesoro, mi arriva come una forma un po' di pentimento su questa scelta che hai fatto e a volte come il pensiero di recuperare qualcosa. Come il pensiero di recuperare qualcosa. Allora, da una parte può essere una scelta giusta, nel senso che c'è comunque c'erano delle cose che non andavano e probabilmente dopo aver provato più di una volta a sistemare queste incompatibilità a livello caratteriale, ma mi arriva anche a livello gestionale, cioè come se non riuscivate a gestire questo matrimonio. E è stata un po' una scelta estrema, tra virgolette. Ma da un altro punto di vista ci sono delle altre situazioni che ti mancano veramente tanto di quello che era il tuo legame. Allora, mi arriva anche che in un certo qual modo puoi recuperare questo rapporto, pur mantenendo la situazione così come l'hai definita, ma ci sono delle cose che puoi recuperare e che ti portano più serenità. Va bene? Un bacio. Allora, Giusy Petitti. Sessantaquattro, mia figlia, riusciremo a ritrovarci e vivere in armonia. Lei Daniela, 14.192. Vediamo. Allora, quello che mi arriva però ti dico non è adesso, Giusy. Adesso c'è portare avanti la situazione in questo modo, con degli alti e bassi, con un distacco anche e sofferenza sia da parte tua che anche da parte sua. Ma è come se da un certo punto di vista. Anche lei deve fare un pochino il suo percorso, la sua crescita in modo indipendente. Riuscirete poi a recuperare quello che è il vostro rapporto e, come dirti, a livello affettivo intendo, quindi assolutamente sì. Ma c'è un po' di attesa, c'è un po' di tempo da aspettare per il momento. Poi ci sarà veramente una riunione bellissima di anime e di fisico anche. Ok? Un bacio. Allora, qui vedo qualcuno che mi chiede PostPay o PayPal. Allora, non lo so, dovete contattare gentilmente Sonia Santaniello. Quindi non chiedete a me ragazze perché c'è la Poste Pay. Allora, io so che è stata fatta una Poste Pay e questo ok. Non so se ci fosse anche, se c'è anche un discorso di PayPal. Siccome io non ho PayPal, non lo so. C'è una ricarica Poste Pay che si fa per la diretta di stasera di Edel, Gaetano e Slavi. E la signora che non, Gianna Marino, credo, se non ricordo male. Le chiedo scusa, ma la memoria. Allora,
Nadia Di Gennaro. Vediamo perché non arriva la persona giusta per te. 12, 4, 70, 61. 61 Nadia. Allora, tesoro, la persona giusta per te arriverà quando meno te lo aspetti, e peraltro in un tempo sufficientemente breve, eh? Quindi, diciamo che non è arrivata fino ad ora perché probabilmente avevate dei ritmi diversi e un percorso, dei tempi, ecco, perdonami, diversi e un percorso diverso. Ognuno aveva un po' il suo percorso da fare. Sicuramente arriverà entro il prossimo anno, entro la fine del prossimo anno. Io mi auguro assolutamente prima, perché è una cosa che arriva all'improvviso e sarà la persona con cui poi porterai avanti. Ok? Dai. Allora, qui sono andati su 27 post. Fatima Marcetto, grazie, grazie a te, tesoro. Silvia Ian, abbiamo già risposto. Ecco sì, Katia Damiani, Katia, grazie mille. Scrivi a Sonia, scrivete a Sonia Santaniello se volete partecipare. Ecco la Lara, sì. Devo tenere fermi i post perché altrimenti mi scappano. Allora, scrivete a Sonia Alma Santaniello, perché la diretta c'è alle 20:30, per cui se scrivete prima, riuscite a caricare prima a fare una ricarica con diciamo un'offerta minima di 10 euro, vi manda il link e, come vi posso dire, potete partecipare. Eccolo qua, Sonia Santaniello, chiocciola live, perfetto. Allora, vediamo un attimino, perché qui mi stanno salendo. Sonia Santaniello, buonasera, non so se è la nostra Sonia Santaniello. Ciao, ho un'omonima, non riesco a capire. Katia, mi aiuti per favore? Allora, vediamo un po'. E beh, intanto comunque ciao, ciao Tamara, ciao a tutte le persone che si sono aggiunte e che non sono riuscita a salutare una per una, ma comunque spero di potervi salutare lo stesso. Allora, Tamara Spino. Allora, ragazze, i post salgono velocemente. Gentilmente, se non sono riuscita a rispondervi, non è che lo faccio perché non voglio rispondervi, ma perché mi salgono alla velocità della luce quando scrivete tutti insieme. Chi non ha ricevuto una risposta, se vuole, cioè nel senso che mi è sfuggita la domanda, se vuole riscrivermi la domanda, cerco di rispondere. Allora, Tamara Spino, 160175. La situazione lavorativa migliorerà? Vediamo, eh. Ma direi di sì, tesoro, c'è già in viaggio un cambiamento, un miglioramento ed è qualcosa che veramente ti porta una bella gratificazione, Tamara. Ok, dai, sono contenta, forza e coraggio che un passettino per volta si arriva a tutto, eh. Quindi non, mi raccomando, cerchiamo di mantenere alte le vibrazioni e di realizzare quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri desideri. Se ci lasciamo un po' confondere, okay, dalle energie o dalle cose un po' così, ritardiamo quella che è la nostra riuscita. Quando si parla di energie, di vibrazioni, perché lo si dice? Perché se riusciamo, quindi anche, non so, ascoltando una musica che ci piace, piuttosto che prendendo un caffè con un'amica a cui vogliamo bene, guardando qualcosa di bello, che può essere la natura, un fiore, o comunque quelle situazioni che ci aiutano veramente a tenere alte le vibrazioni. E questo è quello che ci aiuta veramente a raggiungere, a realizzare i nostri obiettivi. Ok?
Allora, Antonio e Luigi, però ragazze, scrivetemi. Scrivetemi i nomi, perché le date di nascita, perché altrimenti, ecco, abbiate pazienza, ma... Allora, Roberta Filopante, passo per un saluto. Grazie, Roberta. Allora, Giusy Petitti, ti ho appena risposto, tesoro. Allora, Roberta Marras, troverò l'amore giusto per me. Allora, 010376, vediamo. Allora, l'amore giusto per te lo trovi, arriva all'improvviso, è una persona che non conosci, e sarà proprio è il destino che lo mette sulla tua strada. Quindi, non cercarlo tu a tutti i costi, Roberta, perché è una cosa inaspettata, una cosa nel senso un incontro inaspettato che arriva ed è proprio il destino che lo mette sul tuo cammino, ok? Dai, un bacione. Ma allora, Giusy, ho già risposto. Allora, Violetta Viola, ecco, se vedete che non vi rispondo, ragazze, riscrivete il post con la domanda e la data di nascita, perché altrimenti non riesco a rispondervi. Allora, no, in realtà potrei fare vabbè, tanto abbiamo un'altra diretta breve, quindi penso tra 4-5 giorni. Dico bene, Katia? Katia, secondo me, non mi sopporta più. La faccio tribolare tutte le volte. Allora, Violetta Viola, ci sono delle notizie per me per quanto riguarda il lavoro. 130581. Allora, Violetta Viola, sì, c'è una figura maschile che ti aiuta per quanto riguarda il lavoro e su questo lavoro trovi veramente quella che è la risoluzione. Sia da un punto personale come realizzazione personale tua e anche per quello che è un discorso economico, ok? Quindi arriva all'improvviso, arriva all'improvviso quasi fosse un regalo ed è abbastanza veloce, ok? Un bacio. Allora, buongiorno carissima, fly away, eccoti perché ci eravamo persi un po' in giro. Posso sapere se te Francesca 12977 Angelo 15667 si sblocca la relazione con una bella convivenza? Allora, adesso c'è un po' di inquietudine su questa cosa e c'è l'attesa. Forse l'inquietudine è la tua, con un pochino anche di sofferenza, perché diciamo che è una situazione che non sblocchi adesso. Potrebbe andare con l'anno nuovo, perlomeno convivenza in questo momento, questo uomo è come se fosse un po' sordo, eh? Non ce la può fare, non ne ha fa, no. Io credo che potrebbe esserci, da quello che vedo, ma dopo, tra la primavera e l'estate del prossimo anno, tesoro. Ok? Perché al momento non me la segna. Adesso come adesso c'è un ritardo, c'è un blocco, e così, insomma. Allora, Antonietta Pedone, se non mi scappa il post. Marina 13593, nipote troverà lavoro. 3 lauree, 5 lingue, ma con pandemia, prospettive. Marina, 13593. C'è un cambiamento in viaggio per lei. Quindi direi di sì.
Allora, al momento non trova subito quello che desidera, Antonietta, perché c'è sì un discorso di ragazze, ragazze mi scappano i post, quindi, allora c'è un lavoro, ma non è quello che lei vorrebbe veramente. Quindi è come se, non ti dico si deve accontentare, ma almeno per il momento non è quello che va a soddisfare completamente, la sua, come dirti, non va a realizzare completamente, i suoi desideri. Un bacio. Mariolina Anobile, ripeto la domanda, brava. Perché purtroppo mi sono sfuggiti i post e quindi poi capisco che sembra che non voglio rispondervi, ma in realtà non è così. Siccome faccio la diretta col telefono quando scrivete tutte insieme i post mi salgono. Ci sarà un nuovo amore per me, Mariolina, vediamo. Io conosco una Mariolina della Basilicata. Allora. Vediamo un po'. C'è un pochino di attesa, ma poi un nuovo amore c'è, Mariolina. Io credo tarda primavera del prossimo anno. Un amore bello, vero, qualcuno che ti compensa e che è come se fosse veramente l'altra metà di te. Ok? Dai, vedrai che arriva, ok? Allora, Roberta Maras abbiamo già risposto, non riesco a vedere se la mia domanda è stata passata. Tesoro, non lo so perché non. Allora, vediamo un po'. Lorenza Giulia Micheli, 2201. Lorenza Giulia Micheli. Vediamo se sono sulla strada giusta per il tuo, se sei sulla strada giusta per il tuo cammino spirituale. Porta avanti quello che stai facendo, Lorenza Giulia, assolutamente sì. Porta avanti, e soprattutto, cerca di non correre. Mi spiego. Il non correre non vuol dire dormire sugli allori, questo no, ma quello che è il tuo percorso credo sia quello corretto, perlomeno così mi esce dalle carte e anche così mi arriva. Quindi sicuramente sì, cerca di apprendere veramente quello che stai facendo e di farlo tuo. In modo da consolidare quelle che sono le basi di quello che stai facendo, ok? Non è la quantità, ma piuttosto la qualità, soprattutto per quanto riguarda proprio il percorso spirituale. Va bene? Un bacio. Allora. Elga Noemi Almada Rosario. Buonasera Oriana, io ho 7786, lui 28868. Ha un coinvolgimento amoroso nei miei confronti. Vediamo. Allora, tesoro, io credo che più che un coinvolgimento amoroso, questo signore. Allora, intanto c'è una forte attrazione che lui ha nei tuoi riguardi, poi c'è sì un coinvolgimento anche a livello affettivo. Diciamo che forse non riesce a manifestare, quindi a dichiarare, a dire quello che è il suo sentimento, ok? Quindi cerca di leggere anche un pochino tra le righe. Allora, Renata Idra, ciao, adesso ne ho già persi 27, Erika, ciao,
Allora, Antonella Arvi. Allora, 17.02.70, Luigi 01.12.64. Ci sarà una continuità nella nostra storia. Vediamo. Allora, con un po' di alti e bassi però, eh? Nel senso che c'è un sentimento che vi lega, ma questo metto qui è un po' particolare, quindi è come se dovessi metterci veramente tanta pazienza, Antonella, eh? Almeno da quello che vedo. Diciamo che di rotture, di chiusure adesso non ne vedo. Ci sono dei momenti in cui magari lui si isola, si allontana un po', ma poi in linea di massima c'è comunque la ripresa. Va bene? Un bacio. Ecco qua, se uno scappate, è scappato il mondo, quindi aiuto. Allora, Maria Rosa D'Amato l'abbiamo vista, Giulia Petitti l'abbiamo vista, Fly Away anche, Mariolina vista, Antonietta Pedone. Eh sì, esatto, Gianna Marino. Ma non ricordavo, chiedo scusa, ma non mi veniva in mente, perché purtroppo. Non conoscendola, nel senso non conoscendola personalmente, io a volte vado un po' in oca, ragazze, perdonatemi, ma Sonia è la nostra Sonia, sì, ecco, grazie. Allora, grazie Katia, grazie, grazie. Allora, per cui chi volesse, Sonia Santaniello, eh? Mi raccomando, così aiutiamo anche questi bimbi a, come posso dire? Ad avere i loro regali di Natale, eh? Quindi allora Daniela Persico 17.774, se supero un esame che terrò tra 15 giorni, vediamo. Ma allora, guarda, se stai calma e tranquilla ti dico di sì, perché la possibilità c'è. Quello che secondo me corre il rischio un po' di portarti fuori strada è l'agitazione, Daniela. Quindi se ti mantieni tranquilla c'è la riuscita, altrimenti mi sa che come rimandarlo o ripeterlo. Allora. Calma e sangue freddo, perché le conoscenze le hai, la capacità c'è, non farti prendere dall'ansia e dalla fretta, perché altrimenti aiuto. Allora, Roberta Marras, sì, ti ho risposto. Vera Di Rosa, vediamo, mi sembra che non ti ho, vediamo, Vera Di Rosa. Allora. 4.10.79 Valeria verrà rinnovato il contratto di lavoro. Allora, ho paura che allora, in teoria ti dico di sì, perché c'è il portare avanti. La fanno un po' tribolare, però, Vera, eh? E quindi diciamo che non è serena questa ragazza nel fare nel lavorare, diciamo, ok? Quindi credo che arriverà un momento in cui. È come se cercasse qualche cosa di alternativo, va a cercare qualcosa di alternativo. Un bacio. Allora, vediamo un po'. Fanny Fly Away abbiamo fatto. Ecco, lei, vedete, è stata bravissima perché ha ripetuto la domanda senza scomporsi. E ok. Giulia Santisi. Sì, santi, sì. Allora, 12.03.2000, ci sarà una continuità nelle mie storie d'amore.
21.990. Ma tesoro, per adesso mi dà il portare avanti, nel senso che non vedo carte di chiusura. Sono più magari un po' quelle che sono a volte delle discrepanze a livello caratteriale e anche perché lui ha dei momenti un po' di, come di, in cui cerca la solitudine. Quindi in questi momenti è come se tu, se ti prendesse un pochino la paura e su questa paura hai delle idee un po', come ti posso dire? Un po' pessimistiche, eh? Allora, anche il consiglio che ti posso dare è questo: tieni alte le vibrazioni, Giulia, ok? Cioè, questo non vuol dire illudersi, vuol dire cercare di mantenere alta quella che è l'energia per avere la risoluzione migliore, ok? E trasmettere di conseguenza anche al tuo compagno quella che è la tua energia buona, eh? Allora, Gabriella Pinna. Gabriella Pinna. Allora, Fabio 15587 avrà un contratto lavorativo fisso, vediamo. Allora, c'è ancora un pochino di attesa, Gabriella, perché non è immediatamente, c'è un po' di sofferenza su questo ragazzo, perché vorrebbe concretizzare quella che è la sua posizione. Arriverà il momento buono, il momento giusto per lui, ma non è nell'immediato, eh? Quindi cerca di stargli vicino, di supportarlo, quello assolutamente sì. Perché comunque poi arriva, ok? Dai, bacio grande. Ecco, sì, Katia mi stava dicendo sabato, per cui ok, va bene. Allora, abbiamo fatto, va bene. Fraietta Mariangela, salve, sono nuova, cerco di seguirmi. Benissimo, grazie, ben arrivata. Sì, fly away, ti ho risposto. Daniela Persico, idem. Maria Rosaria, ok. Giovanna Pullano. Vediamo un po' se l'abbiamo già vista questa signora. No, è un nome che non mi è nuovo, ma va bene. Giovanna Pullano. Allora, ragazze, cerchiamo di fare una domanda a persona. Ecco, vedo che qualcuno è soccorso. Esatto, eri tra i prenotati. Sì, è vero, mio figlio Andrea 1906. Ok, allora, Vittorio Puteo, vorrei sapere se c'è un messaggio per me. Allora, Vittoria, dimmi che un messaggio che riguarda che cosa, tesoro? Valentina Salpietro. Adesso nello schiacciare la risposta di Katia, che arriva sempre in mutuo soccorso. Grazie, Katia. Allora, Valentina, anche Antonella, devo dire che è sempre preziosa. Eh? Salpietro, non guardate la mia chioma oggi perché qui c'è umidità. Allora, io il matrimonio in realtà non lo vedo adesso, però Valentina, eh? Se sarà, credo che sarà eventualmente il prossimo anno, ma al momento ti direi di no, perché non mi arriva. Allora, prima di pensare magari eventualmente a un discorso di matrimonio, cerca di chiarire anche quelle che sono un po' le discrepanze che ci sono con questa persona, perché altrimenti corre il rischio poi di fare delle scelte magari avventate, eh? E quindi di trovarti poi in situazioni un po' così. Però
Anche perché c'è sicuramente di base un sentimento che ti lega. Quindi qualcosa che per te è importante. Ma devi trovare la persona, e quindi vorrei sapere se ci sarà mai un vero amore. Per esserci ci sarà. Io credo che questa conoscenza arriverà nel prossimo anno. Adesso chiedo scusa, avevo letto male la domanda, ma la risposta poi in effetti è pertinente, nel senso che non mi dà una situazione di adesso, mi dà una situazione che si svilupperà il prossimo anno. Incontrerai una persona comunque che può andare bene, ma cerca di fare un passo alla volta, ecco, non correre subito con la frenesia di sposarti piuttosto che, ok? Perché altrimenti corri il rischio poi di commettere magari di travisare il senso e il carattere della persona che andrai a conoscere. Allora, Liliana Roperti, ciao, sono Liliana 090572, vorrei sapere se avrò un amore duraturo con cui costruire un futuro. Vediamo. Allora, Liliana, penso di sì, credo in primavera, verso la primavera del prossimo anno e tra l'altro sarà una persona che, con cui avrai una, come ti posso dire, un incontro importante, nel senso che un incontro importante perché? Perché sarà una persona che ti colpisce, quindi sicuramente quello che è, diciamo, il primo modo di vedere, di poter approcciare e con cui poi metterai veramente delle basi importanti. Ok? Un bacione. Allora. Stella Russo, non ho proprio visto la domanda, tesoro. Adesso la leggo e cerco di risponderti. Ciao, con tutte queste ripetizioni di messaggi uguali, non so se mi hai saltata. No, proprio non ti avevo visto, tesoro. Non avevo visto il messaggio. Nel caso è il formula domanda, bravissima. Stella 110289, arrivano i soldi che stiamo aspettando da molto tempo. Grazie. Vediamo. Stella. Ci sono ancora un pochino di difficoltà, un po' di ritardi. Allora, qui mi dice che arriva qualche cosa, ma non è la totalità, tesoro. Non so se sono i soldi che arrivano da un'assicurazione o comunque legati a un problema. Mi dà qualcosa legato a un uomo che ha avuto un problema e su questo. Problema, diciamo che è come se effettivamente ti fanno, io dico te, vi fanno aspettare, c'è proprio un rallentamento importante, ok? Quindi perché la prima cosa che mi arriva è una cosa piccola, quindi non so se i soldi possono essere dilazionati, Stella, nel senso come se ci fosse una tranche con una parte e poi dopo il rimanente come da decidere il pagamento. Ecco, è questo quello che mi arriva. Ok? Dai, un bacione e teniamo le dita incrociate. Allora, vittoria apoteo sulla famiglia. La famiglia, tesoro, ecco, ho capito la domanda, però riferito a quale famiglia? La tua di origine o la famiglia? Perché qui mi esce una figura maschile, qualcosa che nonostante le sofferenze. Allora, senti, qui c'è qualcuno che. Qualcuno
avuto delle sofferenze in vita, cioè nella sua vita, scusami, una figura maschile e da un certo punto di vista è come se c'è un'indicazione come di dire, non so se è il tuo papà, un'indicazione come di seguire, portare avanti quelli che sono stati gli insegnamenti di questo uomo, quindi presumo del papà, anche cioè nella quotidianità di tutti i giorni. Quindi penso proprio, credo che sia tuo papà, insomma. Allora, vediamo un attimo. Ciao Carla, grazie a te Stella. Scusa se veramente non ho visto la domanda, quindi non riuscivo a risponderti. Sono contenta di aver trovato, cioè che mi è uscito il post, perché altrimenti con il telefono mi scappano e a volte sembra che non voglio rispondere. In realtà non è così. Allora, Giovanna Portelli, non so se hai visto la mia domanda. Allora. No, non l'ho vista. Rispondo adesso però. Portelli. Allora, migliorerà la mia attività lavorativa 1503 66. Allora, subito, subito Giovanna c'è ancora un po' di fermo, eh? E quindi porta avanti quello che è, quello che stai facendo, perché poi arriva a migliorare. C'è ancora un po' il periodo di adesso e presumo che sia, portato dal momento che stiamo vivendo tutti, Ma non mollare perché poi c'è la ripresa, va bene? Un bacio. Vartalomo, buongiorno pomeriggio Ariana. Ciao tesoro, chiedo per mio marito Salvo, 10577, se ci sarà un viaggio per missione e se tutto andrà bene. Ma allora, guarda, in realtà una notizia dovrebbe esserci, ma non credo che stia via tantissimo, perché su quello che è la partenza c'è poi un ritorno prima di quello che dovrebbe essere, quindi può essere che poi ritorni prima del tempo. Ok? Un bacio, Marta. Allora. Appena, ecco, guarda, sono appena riuscita adesso. Ecco, sì, allora Vittoria, ho capito tesoro, però allora perdonatemi, ma nel senso io rispondo e vado avanti perché non riesco a ricordarmi, cioè le faccio al momento, quindi per favore cercate di essere presenti voi, altrimenti devo, cioè dovete riascoltarvi la diretta, ragazze, dai. Aiutatemi anche voi, venitemi incontro perché altrimenti non ce la posso fare. Allora, Stella Russo ci manca. Ecco, no, beh, l'importante è che siamo riuscite a rispondere. E mi spiace se è sfuggito, ma allora, Alessandra Giova, non ti abbiamo visto? Vediamo un po'. Se ci sarà un nuovo amore, ecco. Non abbiamo la data di nascita. Va bene, dai. Facciamo una prova veloce. Alessandra, prendila com'è.
Sì, tesoro, un nuovo amore ci sarà. Tra l'altro mi arriva una bella persona. Non sarà, inizialmente non sarà un colpo di fulmine vero e proprio. È come una conoscenza che ti arriva in modo dolce, in modo, ma che ti prende il cuore. Quindi sarà comunque una situazione, una relazione che porti avanti. Con cui una persona con cui metterai delle buone basi, delle ottime basi a livello affettivo e che poi porti avanti veramente con affetto, con amore, per costruire un rapporto importante. Ok? Un bacio. Allora, Romina Casciani, ciao Oriana, ciao Romina, ti chiedo se Angelo si farà risentire. 2407. Adesso no, tesoro. C'è l'attesa, quindi se aspetti una comunicazione a giorni, ho paura di no. C'è il pensiero di questo uomo, ma è come se mette sempre un fermo al dito quando pensa di chiamarti. Non mi arriva adesso, tesoro. No. Ok? Un bacio. Allora, fatemi controllare l'orario. Alessandra Giova, abbiamo risposto adesso, ok. Silvana D'Armento. Allora, vediamo. Scusa, mi è sfuggito il messaggio, infatti. No, avete fatto bene, ragazze. Quando vedete che mi sfugge il post, voi riscrivete, ok? Così o prima o dopo ci arrivo. Lo vedo e vi rispondo. 29.04.67, 25.7.63. Vedi, una convivenza, un matrimonio breve. Allora, matrimonio ti dico di no, Silvana, perché non ho la carta dell'ufficialità, nel senso inteso come c'è il portare avanti, e anche perché mi sembra che lui non sia proprio molto convinto sul matrimonio. È più facile magari riuscire a realizzare una convivenza. Allora, non mettergli fretta, non pressarlo, perché altrimenti questo prende paura e se ne va. Ok? Un bacio. Un bacione a te, ok, perfetto. Benissimo. Allora, siamo un pochino in anticipo, ma intanto possiamo cominciare con un attimo di calma. Intanto vorrei ringraziarvi per questo tempo che... Alessandra Giova, tesoro, non preoccuparti perché sono smemorina anch'io e quindi... Cerco di recuperare dove posso, ma delle volte vado un po' in oca. Quindi, e soprattutto quando mi sfuggono i post, abbiate un attimo di pazienza, riscrivete, in modo che, come vedo, è proprio così. Ecco, infatti, quindi non correre, Silvana, non correre. Fai le cose con calma, un passettino, un passo alla volta. E concretizza di volta in volta, perché è importante avere delle basi solide per poi poter portare avanti. Allora, intanto ringrazio, vi ringrazio, ringrazio voi che avete partecipato, siamo rimasti un po' in pochini, ma comunque è stato veramente bello, piacevole e mi fa veramente sempre, sempre piacere. Allora, Donatella, Nicolò, l'ultima, dai, facciamo l'ultima, poi chiacchieriamo 2 minuti perché ormai abbiamo esaurito il tempo. Quindi, allora, vediamo un po'. Credo proprio che l'uomo che frequento non vada bene per me. Tu che cosa vedi? Grazie mille. 11.265. Vediamo. Sì, stai portando avanti con un po' di, come dire, un po' di sacrificio. Vale, Bea. Allora, vorrei dire che
È una persona che non è completamente sincera, eh? Quindi, Donatella, probabilmente hai già percepito, ti sei già accorta di questa cosa e quindi diciamo che fondamentalmente questa cosa la sai già da te. In effetti le carte confermano quella che è stata la tua percezione, eh? Arriva, secondo me, a breve, una persona completamente diversa da quella che stai frequentando, che ti dà proprio la gioia di rimetterti in gioco a 360 gradi. Quindi proprio la gioia, l'entusiasmo, il modo di essere, il modo di fare, perché questa sarà la persona giusta per te. E quindi da lì sicuramente recuperi, non dico il tempo perso, perché in realtà almeno io sono convinta che non perdiamo mai tempo, no? In un qualche modo sono tutte esperienze che ci aiutano a formarci e a diventare le persone e le anime che poi siamo. Quindi assolutamente sì. Quindi teniamo le dita incrociate, Donatella, un bacio grande e non è tanto lontana questa persona, per cui vedrai che cioè, non c'è un tempo troppo lungo da aspettare, ok? Quindi dai che comunque arriva, eh? Io direi è già in viaggio per te e quindi questo segnale, tesoro, tesoro, finisco qui, ho ancora 3 minuti e mezzo. Allora, mantieni alte le vibrazioni, ascoltiamo sempre il nostro sentire, perché quello non mente, eh? Al di là di tutto. Dopo chiaramente se vogliamo una conferma, un'altra opinione e tutto quanto, assolutamente sì, in qualsiasi modo, assolutamente sì. Ascoltiamo però il nostro sentire, ok? Un bacio. Allora, un bacio anche a tutti, perché mancano 3 minuti, quindi intanto volevo ringraziarvi per il tempo che abbiamo passato insieme, perché è sempre fantastico e piacevole. Vi farò un'altra diretta sabato, per cui se vi fa piacere seguire o comunque partecipare ben volentieri. E volevo intanto ringraziare tutte le persone che hanno partecipato, un grazie sempre particolare e speciale a Katia che è il mio supporto, perché mi supporta e mi sopporta quando dimentico le cose, quindi grazie. Un grazie a Antonella che comunque c'è sempre. E anche quando magari non la vediamo, io so che c'è e questa è veramente tanto, è bellissimo. Un grazie a Katia San che anche lei ti sento comunque vicina e è una cosa, un'esperienza bellissima. Grazie a Silvia, grazie a Gaetano, grazie a Vincenzo. Grazie ancora a tutte. Se stasera volete, se è finita la diretta, se vi fa piacere, contattate Sonia Santaniello e chiedete come fare per questa diretta di stasera di Gaetano e del Gian Marino e Slavi Gehring. Anche la mia trillina vi saluta, la vedete lì sulla Trilli, la mamma, ciao amore. Vi manda un baciotto anche lei e vi aspetto sabato se vi fa piacere, veramente con tanto tanto piacere. D'accordo? Un abbraccio e un bacione grande, buona serata.